Wow 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 amici appassionati di fantacalcio, ci siamo oggi gli attaccanti, ma prima di tutto ragazzi volevo mostrarvi il simbolo, logo, lo stemma della mia squadra di fantacalcio, si vede sì, è proprio lui, il Paris Saint-Germain, quindi versione aggiornata del Paris Saint-Germain, PSG per gli amici, se volete potete prendere spunto dal nome della mia squadra per crearne dei vostri, mi sembra un nome molto forte, molto d'impatto, e su YouTube anche il nostro amico Germano ha sempre spaccato. Abbiamo già provveduto a vedere difensori e portieri nel primo video, linkerò da qualche parte il video, e i centrocampisti. Oggi allora partiamo di attaccanti, il cuore appunto del fantacalcio. E allora partiamo subitissimo con la Lazio che presenta Immobile come punta centrale. È quello più consigliato chiaramente, non è un giocatore che mi ha mai fatto impazzire, anche se ce l'ho avuto l'anno di grazia, quella con Cerci, avevo sia lui che Cerci, e potete ben capire come è andata a finire, insomma, stagione fantacalcistica molto molto buona per me, io ve lo consiglio come slot 2 barra slot 3, ma in questo momento non è quel giocatore che mi fa impazzire e se lo prendo lo prenderò a poco e cercherò, di trovare di meglio, quindi così così. Si alternerà anche con Georgievic, quindi in caso di infortunio vi conviene prendere anche Georgievic, cerco sempre di prendere il backup delle punte che ho a disposizione per non rimanere scoperto, chiaro? Quindi se si fa male lui almeno ho Georgievic, che comunque non è malaccio. Passiamo alla Juve, la vediamo in forma testuale per il problema del bug sul sito di Sky Sport. E parliamo subito della coppia principe che è Dybala e Higuain, entrambi slot 1 chiaramente, ma ragazzi, non credo che punterò su questa coppia per il fantacalcio. Per il semplice fatto che Higuain l'anno scorso ha fatto 36 gol, ma quest'anno giocherà in coppia con Dybala e quindi i gol verranno suddivisi. Se arriverà già a 20 sarà un successo, a mio parere 20-22 sarebbe già un successo. Si alternerà con Mandzukic e anche Dybala farà turnover per la questione Champions League. Fate conto che Zaza se ne è andato al West Ham, quindi via. Rimane Piazza, non so se la Juve prenderà un'altra punta di scorta. Quindi c'è un po' un tourbillon. E non è più, ripeto, l'Higuain titolare inamovibile del Napoli che giocava tutte quante le partite e era sempre lui al centro d'attacco. Qua dovrà fare un lavoro diverso, è in una squadra che, diciamo, distribuisce il gioco in maniera diversa. Quindi slot 1 va bene, ragazzi, ma io probabilmente non ci punterò né su uno né sull'altro. Per questione di costi, di opportunità e tutto il resto. Ricordiamoci anche che Dybala tirerà comunque i calci di rigori e le punizioni. Ed eccoci qua con il Napoli, il tridente titolare è già in campo, Caleon, Gabbiadini e Insigne. Partiamo da Gabbiadini, a me piacciono molto gli attacchi con la punta centrale e i due sui lati, perché tendo a prendere la punta centrale, perché di solito è quella che la schiaffa più dentro, chiaramente, mi piacciono i bomber, quelli che segnano. Gabbiadini non è proprio quel genere di giocatore, ma in questo momento c'è anche la grana del fatto che potrebbe passare alla Fiorentina in cambio di Kalinic. Non so quanto possa andare in porto questa trattativa, e in più Gabbiadini dovrà vedersela con Milik, quindi non è titolare inamovibile, si alternerà con Milik. Quindi ragazzi, solito discorso, se prendete Gabbiadini è molto molto interessante prendere anche Milik, perché se sta fuori poi non avete nessuno che gioca. Insigne si alternerà con Mertens, resta lui titolare, è partito un po' malino, ma abbiamo visto solo una partita. Mi aspetto un Insigne sugli scudi, mi aspetto un Insigne buono quest'anno, se non ottimo, quindi consigliato, quindi Gabbiadini lo metterei slot 2 e Insigne anche lui slot 2. Caleon leggermente, parte leggermente più indietro, ma dei tre è quello che cercherò probabilmente di prendere, perché verrà pagato di meno, io punto sempre giocatori che vengono a stagione leggermente anonima per poterli sfruttare in fase di asta e accaparrarmeli a poco. Caleon vi ricordo che farà il sostituto naturale è Giaccherini e comunque è un giocatore che la porta l'ha sempre vista. L'anno scorso non ha fatto tantissimi gol, ma resta uno che la porta la vede di brutto. Quindi Caleon leggermente più indietro, potrebbe essere uno slot 3, slot 4, ma da sorpresa non lo vedo male quest'anno, assolutamente. Andiamo di Milan con le due punte, in questo caso in campo, anche titolari, probabilmente saranno Bacca e Niang. Rimangono in panchina Luis Adriano e la Padula, il primo sostituto chiaramente Luis Adriano di uno dei due. Bacca, punta pura, proprio bomber, fa poco altro, se non segna prende 5, è chiaro, come tantissime punte di questo genere. È un giocatore che mi piace molto, però la prima giornata ha fatto una tripletta e quindi questo è un grosso, grosso problema. In più tira anche i rigori, quindi meglio di così non ce n'è. Bacca secondo me slot 1, uno dei top assolutamente di ruolo da prendere. Niang quest'anno può essere un anno anche lui che si rilancia.
Il Milan è partito abbastanza bene, è un giocatore un po' estemporaneo, un giocatore un po' pazzo, non ha mai segnato caterve di gol, gioca esterno. Ci poteste spendere qualche credito, secondo me è uno slot 3 tranquillo, slot 4 ci sta alla grande. E chiaramente ragazzi, se mette Bacca, magari Luis Adriano, non è assolutamente da lasciare indietro, sempre per il discorso di avere il backup del giocatore. Ed eccoci qua con l'internazionale di Milano che è presente in questo campo in campo Eder e Icardi. In panchina ci sono Palacio e Jovetic, queste sono le punte a disposizione. Jovetic, anche questo, si sta parlando che forse potrebbe tornare Viola, non si è mai ambientato all'Inter. È un giocatore che prometteva tantissimo, non ha mai mantenuto per quello che prometteva, quindi niente da fare. Palacio è il primo entrante degli attaccanti, però ha mai la sua età e quindi non lo vedo benissimo. Eder alla Sampdoria era tanta roba, l'ho avuto io anche questo, il primo anno in cui è esploso, ha fatto tipo 11 gol nel girone di andata, se non ricordo male, era veramente un ben di Dio la Sampdoria. E poi c'è Icardi, slot 1 assoluto, giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo perché è il classico bomber, è il classico giocatore che la butta dentro. Questi giocatori hanno sempre il problema, ripeto ragazzi, non è che non hanno handicap, il fatto che se non segnano è probabile che ti arriva al 5,5, 5, se la squadra vince magari prendi 6 perché non partecipano tanto alla manovra, ma questo la schiaffa dentro a manetta e l'ho sempre avuto negli ultimi 2 anni, a dire la verità. Quindi, Eder direi slot 4, slot 4 ci sta, Icardi anche rigorista, slot 1, tranquillo proprio, come il Papa. E andiamo col Palermo. Col Palermo direi di non prendere nessuno, ragazzi. Passiamo pure oltre il Palermo 0 quest'anno per ora, cioè a meno che succeda qualcosa negli ultimi giorni di mercato. È veramente un disastro, quindi andrei oltre, lascerei stare le punte del Palermo. Cagliari, Boriello, Sau. E poi interessante c'è Farias e João Pedro. João Pedro è centrocampista, non ve l'avevo segnato con i centrocampisti, ma può essere abbastanza interessante giocare al posto di Iionita dietro le punte. Quindi João Pedro non ve lo considero per i centrocampisti, ma ci può stare come slot 4, diciamo, nei centrocampisti. Parliamo ora delle punte. Boriello, sono i classici bomber, quelli che piacciono a me, ha qualche anno sulle spalle, ma se lo prende a poco si può sicuramente fare. Soprattutto Boriello, perché è la punta centrale. Sauli girerà intorno, si alternerà con Farias, che è indisponibile, in teoria il titolare dovrebbe essere Farias, ma Sau si sta ben comportando, quindi vediamo un po' chi gioca. È molto più indietro, lo prendete anche questo qua come giocatore anche per il riempimento in certi casi della rosa. Sa comunque uno slot 5 ci può stare, secondo me magari il problema è che bisogna capire chi gioca tra lui e Farias, sempre questo discorso. Boriello probabilmente inizialmente sarà titolare, se la schiaffa dentro sicuramente resterà titolare, è uno che ha il gol nel sangue comunque. La Roma, vediamo un po' come gioca la Roma, ragazzi. Gioca con l'attacco che piace a me, le due ali larghe offensive e la punta centrale. Dzeko l'anno scorso ha fatto i disastri, uno schifo totale. Se viene pagato poco, mi ci tuffo a pesce su Dzeko, ve lo dico, vi dico la verità. Probabilmente potrebbe essere anche uno dei rigoristi se non gioca Perotti. Io proverò a prenderlo a poco. Ribadisco, ragazzi, non è un giocatore più forte di Dybala, non è un giocatore più forte di Higuaín, ma bisogna cercare di capire il mercato dove va e cosa hanno in mente quelli che giocano contro il fantacalcio e cercare di prevenire e anticiparli. Se Dzeko va via a meno di quello che penso e che spero, a questo punto spero che vada via meno, lo prendo proprio a pie pari. Poi magari farà schifo, ma almeno ho speso poco, è stato un rischio calcolato. Salah è un giocatore che mette giù la testa, va in porta e tira, quindi va bene per il fantacalcio. Ci può stare, slot 2, Dzeko sicuramente indietro e slot 3. Slot anche, sì, 3 ci sta. Ma ragazzi, io la sorpresa Dzeko mi piace coltivarla in questo caso, sempre che riuscirò a prenderlo perché purtroppo io facevo il cantacalcio da 20 anni, 15 anni, e quindi insomma sanno un po' tutti come funziona, sanno un po' tutte queste cose, ci sono anche lì magari quello meno esperto, ma comunque ci sono tanti che sanno benissimo che queste situazioni si ripetono, la storia si ripete durante i vari fantacalcio, ossia uno che fa schifo e poi magari si riprende. Vi faccio un esempio velocissimo, Doni all'Atalanta. Veniva dalla Spagna, l'ho preso io tipo a 1-2, quell'anno lì ha segnato come una punta, 15 gol, ho vinto il campionato. Vi faccio capire, c'è cioè, di quei giocatori lì che arrivano dal nulla, ma che so che hanno potenziale, ci punto, magari ne prendo 2, 3, 4 e uno di quelli ti fa fare il salto di qualità, magari non ti vince il campionato, ti fa fare il salto di qualità. Ma andiamo avanti, Esharawi, molto bene, molto buono, non ha il posto assicurato, potrebbe anche giocare da falso 9 al posto di Dzeko, perché Dzeko non è assolutamente titolare inamovibile. L'unico forse veramente titolare è Salah, quindi Shaarawy andrebbe qua giocerebbe Perotti e quindi
insomma, si alterneranno un po' in avanti. C'è anche questo Gerson, che però è centrocampista, tutto da scoprire, è un giovane. E vediamo un po' cosa succederà. Io Zeko un pensierino ce lo farei. E Shaarawy slot 3 anche lui, sarà slot 2 secondo me. Eccolo qua, il Crotone con Mimsimi e Palladino. Dovrebbero essere loro, dovrebbero essere anche titolari. Palladino, insomma, eterna promessa. Non è mai un giocatore che ha fatto molti gol, lascerei perdere. Simi, si potrebbe mettere un credito 2 per riempire la rosa. Sì, possiamo mettere un credito 2 per riempire la rosa. Ci sta, ci sta. Non posso dire altro di più. Gli attaccanti del Genoa, ragazzi. Pavoletti. Pavoletti rigorista, Pavoletti segna, Pavoletti bomber, Pavoletti slot 1/2. Potrebbe ancora essere un anno in cui Pavoletti fa la differenza al fantacalcio. Quindi, ragazzi, da prendere assolutamente Pavoletti. E chiaramente il Genoa gioca anche lì con la punta centrale unica. Quello che piace a me per il fantacalcio, fantastica. Tengo sempre a prendere queste punte centrali perché mi piacciono. Anche se magari, ripeto, quando non segnano prendono dei voti un po' inferiori. Ma quando segnano, segnano veramente grappoli di gol. Pandev lo lascerei là dov'è. Ocampos dovrebbe essere punta, quindi perde un po' di appeal. Eterna promessa. Vediamo se quest'anno potrà fare bene. Potete scommetterci qualcosina. E poi c'è questo, il figlio di Simeone. È tutto da scoprire. Ma onestamente non vedo altri giocatori interessanti da potervi consigliare per quanto riguarda il Genoa. E la Fiorentina con Kalinic e Ilicic. Ilicic, vi ricordo, tutti i calci piazzati sono suoi, anche i rigori, quindi va bene, anche se una punta ci può stare assolutamente. Direi uno slot, anche questo slot più 3 che 2, molto discontinuo come giocatore. E poi c'è Kalinic, che se lo prendete, che è ancora la Fiorentina e poi va al Napoli, fate un affare, perché il Napoli sulla carta è più forte della Fiorentina. È uno slot 2, decisamente Kalinic. Se va al Napoli potrebbe trasformarsi anche in uno slot 1, perché comunque è un giocatore che, come tanti di quelli che vi ho raccontato, non fa tantissime cose, ma fa quella più importante, buttare la palla dentro la porta. Chiesa, figlio del più famoso Enrico, grandissima punta degli anni 90, è un giocatore scommessa, potete puntarci qualche credito, non è, insomma, mai non sarà quello che vi risolve i problemi, però ci può stare. E poi abbiamo Babacar e Zarate, compresi di Rossi, quindi qua c'è un bel casino. Tello non ricordo che ruolo è, comunque è uno che si alternerà sulle ali con per esempio Ilicic e Chiesa. Babacar punta centrale, quindi è il backup di Kalinic, si può prendere con Kalinic. Zarate, giocatore pazzo, giocatore che ti può segnare un gol da qualsiasi posizione e poi magari non far niente per tre partite e farsi pure espellere, quindi giocatore scommessa se ce n'è uno. Rossi è ancora lì alla Fiorentina, non so se si muoverà. Se va in una squadra piccola italiana sarebbe da prendere subito, se va all'estero pace amen. Comunque è uno anche lui che l'ha sempre vista la porta, la grandissima, quindi bisogna vedere cosa succede a questo giocatore, dove va a finire. No, al momento non è etichettabile assolutamente. Passiamo al Chievo con Inglese. Mi sento di dirvi che Inglese comunque è un buon giocatore, è uno slot 4, ci può stare tranquillamente. Meggiorini meno, perché segna di meno, ha sempre fatto pochissimi gol, è uno che si sbatte tanto, ma ve lo sconsiglio. Inglese invece ci può stare, potete anche pensare di prendere magari come backup, anche qui prendere un bel Pellissier o anche un Floro Florens, che forse, anzi sicuramente, viene prima di Pellissier nelle gerarchie di squadra. Ed eccoci qua, finalmente una formazione non disposta a presepe, che possiamo valutarla meglio. Il tridente solito, che molte squadre utilizzano. Muriel e Quagliarella. Muriel, ragazzi, sono anni che lo aspettiamo, sono anni che si magna anche le gambe del tavolo, che c'ha la panza. È un giocatore con del potenziale veramente incalcolabile, ma che non ha mai sfruttato a dovere. È un giocatore fantastico, se credete che quest'anno possa essere l'anno della consacrazione, l'anno che si mette la testa un po' a posto, potreste provare a prenderlo a poco. Io non credo, ci punterò niente. Quagliarella è il classico giocatore comunque che non molla, è il classico giocatore che quando davanti alla porta la mette, non fa tantissimo gioco, però è uno che ci sa fare, che in area può dire la sua, quindi è uno slot, possiamo definire uno slot 3, ci sta la grande, insomma, come slot 3. Ed è anche il probabile rigorista della squadra, quindi ben vengano i rigoristi, ragazzi, teneteli sempre d'occhio. L'Atalanta ce la vediamo così a presepe, tanto l'attacco c'è, chiaramente l'attacco è formato da Paloschi. Paloschi e in alternativa Piniglia, quindi se prendete Paloschi prendete Piniglia, eccetera, 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 come vi ho sempre detto io. Paloschi è un giocatore che con il gioco di Gasperini può fare il salto di qualità, può fare tanti gol, punta centrale, anche lui non fa nessun tipo di gioco se non schiaffa là dentro.
Io ve lo consiglio, a me quest'anno Paloschi interessa molto slot 2 secondo me, ci sta alla grande. Prendiamo Paloschi. Sassuolo con Berardi, De Frè, Lemmatri sono i tre giocatori di cui parleremo. Berardi titolare inamovibile, però Berardi è fuori di testa, si fa spesso ammonire, a volte anche espellere. È rigorista della squadra, quindi il giocatore più importante di sicuro. Può essere considerato uno slot 2/3. L'anno scorso l'avevo io, più dolori che gioie, devo dire la verità. È stato un anno un po' di transizione, quest'anno ci sono tutte le carte in regola per poter fare meglio della scorsa stagione, quindi vi consiglio di prenderlo, ma io dopo la scottatura della scorsa stagione penso che lo lascerò là, anche se devo dire che un po' mi stuzzica riprenderlo per cercare di farmelo fruttare dopo la scorsa stagione in cui non è andata benissimo. De Frel, non si sa ancora se titolare sarà lui o Matri, una volta che Matri sarà un po' ambientato, è un giocatore che si alternerà con Matri, oppure può giocare largo e giocare Matri qui in centro, quindi è tutta da valutare la sua situazione, non è male, è sicuramente uno slot 4 e Matri però mi interessa di più perché è un giocatore che la butta più dentro, può essere considerato uno slot 3, quindi leggermente meglio di De Frel, anche se in questo momento il titolare resta De Frel. Il Pescara non ha tantissimo da offrire se non Caprari, che è sicuramente il giocatore migliore per quanto riguarda l'attacco del Pescara. È un folletto veloce, insomma, sfuggente, fa tanti assist, può fare qualche gol. L'anno scorso in B è andato molto molto bene, poi abbiamo di punta Manai, scuola Inter se non ricordo male. Giocatore discreto, può essere una sorpresa, ragazzi. Questi sono i casi di giocatori che ci metti su uno o due crediti, magari ti ritrovi lì un mostro in casa e non te ne sei mai accorto. Potete puntarci proprio il minimo indispensabile per vedere se veramente esplode in qualche maniera. Caprari sicuramente è quello più forte del lotto, ma è uno slot 5, ragazzi, slot 4 a dirne bene, anche perché gioca in una squadra come il Pescara che probabilmente non farà proprio un grandissimo campionato, anche se sono partiti molto molto bene. Torino con Belotti, chiaramente, punta centrale, quest'anno può essere l'anno della vera consacrazione, slot 2/3. Tante cose intorno a lui, c'è Ljajic e Iago Facchi che sapranno come passargli il pallone. È anche rigorista. Insomma, ve lo consiglio alla grande, ci sta alla grande. Ecco, non ho altro da dire. Il sostituto probabilmente sarà Maxi Lopez. Quindi, se prendete lui, cercate di pigliare anche a pochissimo Maxi. E passiamo al Bologna, che è chiaramente davanti a destro. Giocatore sicuramente più interessante della squadra. È anche l'unica punta che gioca a titolare. Il sostituto resta Floccari. Quindi, se vi interessa adesso, prendete anche Floccari. Stesso identico discorso. Fatelo sempre questa cosa, ragazzi, perché poi potreste pentirvene amaramente. Destro tira anche i rigori. Destro è un giocatore che la mette, però alterna buone prestazioni e prestazioni meno buone. Non è stato quel giocatore che ci si aspettava qualche anno fa. Sembrava doveva essere una grandissima punta. È un po' il discorso fatto con Immobile, secondo me. Ecco, diciamo, è da prendere. Slot 3. Sì, ci sta Zot 3, ma non è il giocatore che probabilmente vi farà fare il salto di qualità al fantacalcio. Anche se al fantacalcio non c'è niente di sicuro, ragazzi. Quello che sentite oggi, magari tra 2 mesi, mi direte: Duca, ma che cazzo? Ragazzi, non è facile, non è facile assolutamente. Sono delle sorprese che nessuno calcola, nessuno si spiega. E anche i migliori siti dei massimi esperti di fantacalcio non pronosticano, ecco. Udinese, chiaramente il centravanti è Zapata e al suo fianco giocherà molto probabilmente Terreau, che sarà anche, questo momento squalificato, il rigorista designato della squadra. Zapata, anche lui stesso discorso, è un bomber, gioca davanti. L'Udinese quest'anno mi fa impazzire, ma probabilmente uno slot 3 tranquillamente. Anche Terreau lo metterei leggermente più indietro perché di solito segna un po' meno del compagno di squadra, che l'anno scorso però ha avuto un grave infortunio, ricordo che ce l'avevo io, era partito a bomba e poi chiaramente ha avuto quell'infortunio lì, non è più stato lo stesso, è stato fuori anche tipo 3 mesi. Terreau, giocatore buono, giocatore da slot 4, slot 3 anche lui, perché comunque rigoristi, rigoristi ragazzi, io non me li faccio mai mancare perché comunque sono. Ti danno quel più che può essere decisivo, quindi Zapata e Terò, vedete voi se vedete sempre comunque ragazzi, tenete presente prima di andare all'Empoli, contestualizzate il giocatore, se in una squadra che vi fa cagare, che dite no questa squadra quest'anno farà cagare, non prendete la punta anche se c'hanno Cristiano Ronaldo, per dire sto inventando. Cercate di prendere sempre giocatori di squadre che considerate buone per quest'anno, per dire, dite la Lazio andrà in Champions League. Boh, tutto su Immobile, andate su Immobile, prendete Georgievic e vi assicurate un giocatore che in una squadra che secondo voi va bene. Se poi andrà male è anche colpa vostra, ma non prendete solo il giocatore. Cercate di sempre contestualizzare, soprattutto per quanto riguarda le punte, il giocatore, perché se non arriva una palla davanti da buttare dentro, potete mettere lì anche San Pietro, ma non c'è niente da fare. E ci manca solo l'Empoli, con chiaramente Maccarone squalificato, Gilardino, due vecchi volponi dell'area di rigore.
Maccarone sarà anche il rigorista della squadra, supportato da Saponara, se non c'è Maccarone, come in questo caso. Sono giocatori di una certa età, di una certa esperienza, possono dirla loro, ma non mi aspetto niente di clamoroso, da questi due giocatori. Girardino, insomma, il suo bello l'ha già fatto, Maccarone anche. Forse prenderei Maccarone perché è anche rigorista e mi sembra un po' più, come dire, reattivo rispetto al Girardino visto negli ultimi anni. Certo è che quando arriva davanti alla porta la buttano dentro senza colpo ferire. Quindi, se volete dei giocatori di backup, volete prendervi come terza punta, quarta punta, quinta punta o Girardino Maccarone, soprattutto io resto su Big Mac perché è rigorista, ci punterei sicuramente qualche credito. E allora, ragazzi, abbiamo parlato di tutte quante le squadre possibili e immaginabili, con tutti quanti i giocatori che ci interessano, che mi interessano. Spero di averci preso in qualche caso e di avervi aiutato a comporre una squadra buona per il Fantacalcio 2016-2017. E quindi, ricordandovi che il Paris Saint-Germain è la squadra più forte che vincerà quest'anno il Fantacalcio, mi tocco subito perché porta rogna. Un saluto dal Duca, alla prossima. Ciao!